Roberto Galli, una nomina importante in vista soprattutto dei giochi olimpici. Ma diciamo che questa nomina è stata abbastanza inaspettata, nel senso che io è qualche anno che lavoro all'interno di un gruppo di presidenti provinciali della regione e mi sono sempre trovato molto bene, specialmente appunto sul tema olimpico dei contratti per gli alberghi. Adesso dopo 7 anni è stata ricostituita Federalberghi Lombardia dopo varie vicissitudini e i consiglieri mi hanno chiesto di far parte di questo gruppo, di ricoprire la carica di vicepresidente, quindi ovviamente ne sono onorato, ma sono anche consapevole che quando ci sono queste nomine, come ci sono state a livello provinciale, la scelta più che ricadere sulla persona ricade sul territorio, quindi sono convinto che le cariche che ho a Sondrio è perché rappresento Livigno, in questo caso in Lombardia perché rappresento la Valtellina, quindi tutti e due territori importanti, incisivi nel loro ambito, e quindi credo che la scelta sia stata dovuta soprattutto a quello più che alla persona. Il lavoro da fare da qui al 2026 sarà impegnativo? Sì, è impegnativo, difatti mi hanno detto chiaramente che mi dovrò occupare soprattutto di quello, però come dicevo prima è un gruppo operativo che ha già portato diversi risultati, uno di questi è il CIR, che è il codice identificativo regionale per far emergere gli affitti appartamenti abusivi, che poi è stato adottato anche a livello nazionale, sono stati portati diversi contributi, l'ultimo quello da 30 milioni di euro proposto dalla Ramagoni uscente, che è stato un po' frutto delle nostre richieste sugli alberghi, sulle strutture ricettive, che proprio parte adesso a marzo, quindi un bel gruppo e sono convinto che riusciremo a portare diversi risultati su un territorio molto eterogeneo, perché comunque abbiamo Milano con le sue problematiche, la montagna, abbiamo anche il lago di Garda, il lago di Como, che è molto importante, sta crescendo tantissimo, quindi tutti i territori molto attivi, molto importanti, con clientela anche di un certo tipo. Quindi il turismo è centrale anche per Regione Lombardia, quindi avremo a che fare anche con i nuovi assessori che verranno nominati, quindi sarà poi interessante interagire con loro e cercare di portare risultati un po' a tutti i territori. In Federalberghi si parla ancora di riqualificare, riclassificare il settore alberghiero italiano, oppure le cose sono cambiate naturalmente? Ma diciamo che il tema sì, è sempre caldo, ci sono varie filosofie di pensiero, naturalmente sappiamo tutti, ci rendiamo conto tutti che le classificazioni alberghiere attuali non sono più attuali, quindi bisogna trovare qualche soluzione, anche se ci stiamo sempre rendendo più conto che le stelle anche dal punto di vista del cliente valgono sempre meno, quindi ormai ci sono degli strumenti che permettono di andare a analizzare anche i prezzi, l'occupazione, e a volte ci troviamo delle categorie inferiori che vengono vendute a un prezzo più alto di categorie superiori, questo perché ormai le recensioni e i commenti soprattutto dei clienti aiutano a identificare la struttura e emerge effettivamente quello che sono i servizi, la qualità della struttura indipendentemente dalle stelle, quindi la direzione in realtà sta andando da quella parte, e quindi diventa meno fondamentale andare a definire una classificazione in questo momento. Il settore alberghiero della provincia di Sondrio avrà dei vantaggi da questi giochi olimpici? Ma allora, i benefici secondo me si avranno sicuramente in termini di notorietà poi delle località. Dal punto di vista degli investimenti e dei finanziamenti, purtroppo, nonostante le varie pressioni che sono state fatte, dei finanziamenti specifici per le strutture alberghiere legate alle Olimpiadi al momento non ci sono e non se ne parla. Le tempistiche adesso sono tra l'altro strette, perché in località come Livigno abbiamo, vuol dire avere 3 stati di tempo per fare le opere, sia private che pubbliche, e quindi chi dovesse decidere di rifare l'albergo con una concezione nuova eccetera eccetera, le tempistiche sono effettivamente molto ristrette. Stiamo comunque insistendo, perché siamo convinti che, come avverrà per delle opere pubbliche che probabilmente verranno approvate, finanziate e magari anche iniziate, probabilmente non saranno pronte per Olimpiadi, però almeno partono, quindi anche sugli alberghi sta entrando un po' questo concetto di lasciare poi un'eredità successivamente.
speriamo di trovare i canali giusti, le argomentazioni giuste, perché comunque in provincia di Sontro abbiamo solo un 5 stelle al momento. Probabilmente ora delle Olimpiadi due o tre altri alberghi ci potranno essere, però non ci presenteremo benissimo, ecco, rispetto a altre zone. Cercheremo di fare il nostro meglio. Prospettive a Livigno da questo punto di vista? Ma a Livigno sembra che ci sono degli albergatori che vogliono alzare la categoria, quindi molto molto probabilmente avremo qualche 5 stelle, però è tutto frutto dell'imprenditore che ha deciso di fare la scelta senza alcun tipo d'aiuto, se non i contributi o i finanziamenti ai quali possono accedere tutti, tipo quello che citavo prima di Regione Lombardia, al quale si può accedere a prescindere dall'essere territorio olimpico. Ecco. A Livigno a gennaio si è tenuto il primo workshop della fondazione riservato agli albergatori, era atteso da tempo, di fatto è stato una presentazione molto semplice di quello che avverrà nel 2026, ancora non era stato presentato ufficialmente il contratto che gli albergatori dovranno firmare. Ad oggi vi sono novità su questo tema? Allora, in realtà ci sono stati già 3 o 4 tentativi per l'organizzazione di questo workshop. Come Federalberghi noi stiamo seguendo il contratto ormai da un anno e mezzo, abbiamo sempre chiesto di rinviare perché di fatto il contratto non era stato definito. A fine dicembre abbiamo definito un accordo con Fondazione che prevede un contratto che c'entra poco con la lettera di garanzia che era stata firmata a suo tempo in fase di assegnazione, con una side letter, quindi una lettera accompagnamento che va a chiarire alcuni aspetti del contratto che sono un pochino ostici e non proprio favorevoli agli albergatori. Però con questa lettera siamo riusciti a trovare, secondo me, un buon compromesso. Adesso siamo in attesa del CIO che deve confermare questo contratto, quindi potrebbe essere ancora modificato, stravolto, non lo sappiamo, quindi di certo sul contratto effettivamente non abbiamo nulla. Il workshop è stato fatto probabilmente per avere un primo contatto con gli albergatori a parte di fondazione, per presentarsi eccetera, però di fatto non si è entrati nello specifico del contratto, quindi finché non è firmato, finché non siamo sicuri, come Federalberghi abbiamo deciso di non ufficializzare nulla perché non ci sembra corretto, ecco. Però devo dire che è stato fatto un gran lavoro, perché il punto di partenza iniziale era veramente, dal mio punto di vista, inaccettabile, almeno per gli albergatori di Livigno Bormio. Poi ci sono anche tutti gli alberghi del resto della provincia che avevano aderito, non si sa tra l'altro se interesse di fondazione avere anche quei letti, e anche questa è una richiesta che abbiamo fatto, perché se effettivamente non dovessero servire sarebbe meglio liberarli, perché ci sono anche dei tour operator che stanno chiedendo i letti, potrebbero magari non prendere a Livigno Bormio ma in altre zone sì. E dunque quale sarà il prossimo step? Ma siamo appunto in attesa, io continuo a sollecitare il Federalberghi nazionale che ci coordina le province interessate ai giochi, e continuo ad avere risposta da fondazione che non hanno ancora avuto riscontro, quindi siamo veramente un po' tutti in attesa e speriamo di non aspettare ancora molto, perché il tempo corre, giustamente anche gli albergatori si devono organizzare, hanno richieste, hanno clienti vecchi che stanno già richiedendo, delle agenzie, quindi è giusto chiarire la situazione il prima possibile, e noi più di così non possiamo fare. Intanto la montagna sembra comunque avere sempre appeal e la stagione va bene un po' ovunque? Sì, mi sembra che appunto la montagna sta prendendo veramente piede. Al gennaio abbiamo avuto un gennaio a detta di tutti eccezionale, poi vedremo i dati. E speriamo di arrivare bene a fine stagione, perché le temperature sono abbastanza alte e queste temperature all'inizio stagione un po' ci hanno favorito, soprattutto come Livigno, perché diverse località non hanno aperto, sugli Appennini, in Austria, in Francia, e quindi le persone si sono un po' riversate sulle località con un'altitudine importante, Livigno è una di queste.
di conseguenza non riusciamo bene a capire se è stato un po' solo il momento delle temperature oppure effettivamente un trend importante che eventualmente lo rivedremo anche l'anno prossimo e tutti ce lo auguriamo. Il volano delle Olimpiadi, la comunicazione olimpica comunque potrebbe fare la sua parte. Sì, secondo me lo sta già facendo, cioè comunque i nomi delle località che fanno parte delle Olimpiadi già girano, con la curiosità delle persone, anche persone che non sono mai affacciate sulle nostre valli, c'è, quindi sicuramente più ci avviciniamo alle Olimpiadi più l'interesse crescerà, di conseguenza le speranze sono quelle di fare sempre meglio.